Carissimi ascoltatori di Live Social, rieccoci di nuovo qui insieme all'interno del nostro consueto spazio, della nostra rubrica di medicina, benessere e salute. L'ospite di quest'oggi è un fisioterapista e parleremo della sua attività. Lui si chiama Lorenzo Mauro e gli diamo il benvenuto. Ciao Lorenzo. Ciao Riccardo, un saluto a te e a tutti gli spettatori. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora Lorenzo, è un grande piacere averti ospite quest'oggi a Live Social per parlare un po' della tua attività di fisioterapista in generale. Allora, qual è il percorso di studi che hai intrapreso? Allora, io ho intrapreso un percorso di studi un po' più particolare perché ho gran parte della famiglia in Spagna. Sì. Perciò sono andato a studiare a Valencia, in cui diciamo il corso di fisioterapia non sono 3 anni ma bensì 4. Ok. Quindi ho svolto tutti e 4 gli anni lì e poi sono tornato per fare diciamo la specialistica, che ho svolto qua a Roma presso Tor Vergata, diciamo in ambito neurologico. Infatti sì. Sono specializzato proprio nella fisioterapia diciamo neurologica, che okay, per quanto argomento di nicchia è molto particolare e andrebbe soprattutto sviluppato insomma, a dovere, esatto, a dovere, insomma, esatto. Ci vuole un approccio ben preciso, esatto, perché poi fate tante cose. E, quali di cosa si occupa quindi principalmente e sostanzialmente il fisioterapista? Quindi come ti ho detto, nel mio caso soprattutto di fisioterapia neurologica, sì, ma anche del problema più comune delle persone, ovvero la postura. Certo. Quindi io tendo a lavorare soprattutto in ambito posturale, ci sono tantissimi tipi di strategie che si possono adottare ovviamente. Quella che preferisco io è la mesie e consiglio a tutti anche di cominciare a cercarla magari su internet e a cercare insomma... Come si chiama? Mesie. Mesie, esatto. Andatela a cercare subito su internet, mi raccomando. Una dritta insomma importante, e perché poi parliamoci chiaro, il problema più grande di tutte le persone è la postura, cioè l'abitudine che noi manteniamo nel corso della giornata. Quindi anche in base al lavoro che facciamo, in base se è più statico o più o meno dinamico, insomma è chiaro che il primo argomento che dobbiamo trattare e intraprendere è chiaramente la postura. Ma anche quando camminiamo, Lorenzo, non solo quando siamo seduti, quando gente camminiamo, che cammina purtroppo, chi è più gobbo, non ha la schiena dritta, chi cammina non in maniera corretta, più storto, certo, insomma siamo tanti e differenti. Sì. Quindi anche in questo senso, scusami, ci tenevo a sottolinearlo per loro, certo, per gli ascoltatori, ma è importante. Per un fatto proprio di propriocezione, ovvero l'equilibrio, cioè il rapporto fra la tua postura e il mondo che ti circonda. Molte, sì, persone tendono a inciampare, per esempio, e molte persone vengono a dirmi: guarda Lorenzo, spesso mi capita di inciampare su questo piede. E quindi anche il lavoro proprio ricettivo, quindi su palloni, con percorsi particolari, è molto indicato. Certo, ovviamente, certo, sicuramente, okay. Allora, quali sono un po' i consigli che daresti a tutti i nostri ascoltatori per avere una corretta postura? Allora, innanzitutto quello che mi preme proprio ricordare a tutti è che la postura deve essere dinamica. Non esiste una postura fissa. Okay. Perciò che uno stia per esempio al computer molte ore, ricordarsi di alzarsi in maniera, come possiamo dire, saltuaria. Quindi ogni tanto ricordarsi di alzarsi, di andare al bagno, di bere, anche quello è molto importante per altri motivi. È molto importante non focalizzarsi su una sola e singola posizione, anche a casa davanti alla televisione, in qualsiasi ambito quotidiano, diciamo questo. Questa è la prima cosa che mi preme proprio di ricordare. Sì. Seconda cosa molto importante è una strategia che possiamo utilizzare, un escamotage di un fisioterapista, quindi questo l'ho preso, sì, che però è molto molto utile, di ricordarsi di mettere un qualcosa, nel suo caso era un puntino rosso, ma noi possiamo utilizzare una penna, possiamo utilizzare una foto, qualsiasi cosa, per che ci possa ricordare di rimetterci in una postura corretta. Per esempio, faccio il caso più tipico, le persone che tendono a lavorare al computer tendono ad avere una cifosi, ovvero le spalle anteposte, ad andare in avanti, a chiudersi. Sì. Stando davanti al computer, quindi con la tastiera magari non proprio all'altezza delle braccia, con lo schermo non proprio all'altezza degli occhi, e questi sono tutti consigli insomma per le persone, sì, che lavorano al computer, insomma, che comunque tendono a stare sedute molto tempo, ricordarsi appunto di mettere un qualcosa che ci possa permettere di rimetterci in posizione corretta. Quindi io lavoro, sto un pochino di tempo lì, comincio a scrivere, a fare, vedo quella foto, quella penna, quel puntino, eccetera, che mi riporta e mi fa ripensare a rimettermi in posizione corretta. E questo già, non mantenendo una postura sbagliata per tantissimo tempo, ma già solo cambiando quel minuto che ci ricordiamo, perché poi ovviamente l'abitudine è difficile da cambiare, quindi la prima volta sarà, sì, un minuto, poi un minuto e 2 secondi, un minuto e 3, e piano piano questo ci porterà a mantenere una postura più corretta. Questo è il primo consiglio.
Secondo, molto importante, è stretching. È lo stretching. Fate tanto stretching. È veramente fondamentale, perché una persona, che torniamo poi al discorso di prima, cioè al fatto che la postura è dinamica. Se noi rimaniamo molto tempo fermi, sì, tendiamo proprio a bloccarci. È e vero. Quindi mantenere le fasce elastiche, le strutture molto morbide, stare più esattamente comodi, ci sentiamo meglio. Il nostro corpo, Lorenzo, è fatto per stare in movimento, per proprio percepire il benessere. Siamo fatti per esseri fatti per stare in movimento, certo. il blocco di questo movimento ci limita e ci sotto porta tanti aspetti. A bloccarci proprio tecnicamente, che sia certo. Articolazioni, che sia muscolatura, che sia qualsiasi cosa. Anche essere più nervosi di conseguenza, perché il movimento stimola le endorfine, dà una sensazione generale di benessere al nostro corpo. E mi fai un bell'assist, perché anche la posizione che noi assumiamo con lo stress tende a peggiorare anche la parte fisica e viceversa. Certo. Perché quando noi tendiamo a essere più stressati, tendiamo ad avere un atteggiamento come quello tipico del gatto che si nervosisce, ma certo, che crea la gobba, no? Certo. Quindi alziamo le spalle, stringiamo la mascella, certo. E poi tutti quanti soffiamo a cervicalgia, dolori al collo, male alla testa. Si ripercuote anche nel viso, siamo esatto. Più proprio in tensione. È psicofisico. Psicofisico, no, certo. Psicofisici. Mente sana in corpo sano e viceversa. Penso che insomma non ci sia altro da aggiungere, abbiamo detto un po' tutto, e soprattutto quest'ultimo consiglio era rivolto nello specifico ai tantissimi ascoltatori e ascoltatrici. Mi raccomando, fate tanto stretching e prendetevi cura di voi stessi, sempre. Sempre attivi. Sempre attivi, è importante. La nostra intervista è giunta al termine, ma prima di salutarci ricapitoliamo velocemente i contatti di Lorenzo Mauro, fisioterapista. Oggi abbiamo parlato in generale della sua attività e abbiamo ascoltato i suoi preziosi consigli. Il numero di cellulare 338 59 74 097, contattatelo a questo numero per qualsiasi tipo di esigenza. La pagina Facebook dottor.lorenzomauro, visitatela ogni giorno, numerosissimi, mettete tanti like e mi piace, condividete il più possibile, fate girare, perché al suo interno troverete tantissime informazioni relative in generale all'attività del nostro Lorenzo, anche foto accompagnate da descrizioni, insomma, che focalizzano anche nello specifico determinati tipi di trattamenti che effettua. Poi la pagina Instagram, veramente veramente molto importante, la _fisioterapia, lì troverete proprio ancora più diretta la testimonianza fotografica, una carrellata di foto riguardanti i trattamenti, certo. Anche il nostro Lorenzo in azione, insomma, perché no, nello specifico, che ci farà vedere come si comporta, il suo modo di approcciarsi ai suoi pazienti. E per finire l'indirizzo email lm7@hotmail.it. Abbiamo veramente concluso, e è stato un piacere, salutiamo e ringraziamo ancora il nostro Lorenzo Mauro per essere qui con noi oggi. Ringrazio io, grazie Rick. In bocca al lupo per tutto, grazie per i tuoi consigli, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao, a presto.